Buongiorno, buona domenica da Marco Di Bello, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TV Luna Napoli. Oggi domenica 16 marzo sui quotidiani nazionali tiene banco la crisi in Ucraina. Andiamo subito a vedere il Corriere della Sera che apre con questo titolo: ci invadono truppe russe in Ucraina, tensione al confine della Crimea, gli Stati Uniti d'America, Mosca si fermi o ne risponderà la mossa di Putin dopo aver bloccato una risoluzione ONU. Oggi intanto il referendum in Crimea, l'allarme delle cancellerie occidentali. A centro pagina un titolo sulle misure del governo relative ai tagli alla sicurezza, tagli che riguardano auto blu e uffici. E ieri il premier Renzi ha incontrato il presidente francese Hollande. Tra loro è nato un patto: crescita e lavoro, queste le priorità dei due stati. Non sforeremo il 3%, assicura il presidente del Consiglio dei Ministri. Con il Corriere della Sera è tutto, passiamo al Mattino che dedica il titolo di apertura della copertina ad un'intervista al ministro del welfare Poletti. Basta sussidi a perdere, ha detto al quotidiano di via Chiatamone il numero uno del dicastero del welfare. I contratti a termine aumenteranno il lavoro stabile, assicura Poletti. Sugli interinali, aggiunge, le regole sono da rivedere. Nuovi ammortizzatori sociali, chi riceve fondi pubblici operi per la collettività, ha ancora dichiarato il ministro del welfare. Nel boxino colorato il titolo sull'incontro tra Renzi e Hollande: l'Italia non sfora, ma la UE cambi, hanno detto i due leader, quello italiano e quello francese. Poi una fotonotizia sulla crisi in Ucraina. Ucraina invasa dai russi, che risponde: reagiremo con l'esercito, Crimea al voto per andare con Mosca. Al centro della prima pagina del Mattino si finge pedofilo a solo 11 anni. È successo a Nola, il ragazzino ha creato un falso profilo su Facebook per terrorizzare i coetanei. Su internet le minacce, siete spiate, scriveva alle ragazzine il finto pedofilo, e se vi trovo vi rapisco. A scuola scattano le ronde. Di piede, due titoli, uno dedicato allo screening gratuito per gli abitanti della Terra dei Fuochi, parte il piano della regione che annuncia tagli agli stipendi dei manager ASL che non faranno rispettare il piano sanitario dell'ente di via Santa Lucia. Accanto si parla invece dell'aereo scomparso, ha volato per 7 ore dopo essere sparito dai radar, il Boeing malese. Questa è l'ultima novità sul caso dell'aereo scomparso con a bordo oltre 200 persone. Veniamo al Corriere del Mezzogiorno che apre sulla crisi, su un'altra crisi, quella del Comune di Napoli.
Comune di Napoli che è ostaggio di 15 nomine, scrive il Cormez. La città sprofonda, il Consiglio Comunale paralizzato. Non c'è ancora l'intesa sulle poltrone, sulle commissioni, sulle presidenze delle commissioni. La maggioranza è in tilt, l'Assemblea ormai non si riunisce dal 31 gennaio, precisa all'inserto del Corriere della Sera. Domani un nuovo tentativo. Intanto il sindaco di Bari Emiliano corre in soccorso di De Magistris, il primo cittadino partenopeo. Passiamo alla cronaca nera con la notizia dell'arresto di Angelo Cuccaro, capoclan di Barra. Il boss, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che girava in spider alla festa dei Gigli. Per il Corriere della Sera, con il Corriere del Mezzogiorno, passiamo al titolo dedicato alla vendita degli alcolici ai minorenni, vendita che avviene anche nei supermercati. Con la telecamera nascosta, i giornalisti del Corriere del Mezzogiorno hanno visitato 14 tra grandi e medi esercizi, soltanto due non hanno venduto birre e liquori ai ragazzini. E a proposito di ragazzini, rischiano di restare senza palestra quelli di Scampia, bolletta del gas da 28.000 euro alla palestra di judo di Gianni Maddaloni, papà di Pino Maddaloni, campione olimpionico. Scampia può perdere il suo oro, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Passiamo al Roma, stanato il RAS Cuccaro, l'apertura del quotidiano diretto da Antonio Sasso, lo vedete nella foto, piccola il boss Cuccaro. Il boss Angelo era ricercato da 2 anni, si nascondeva vicino a Roma, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di una donna. Altri 2 titoli di cronaca nera nei box colorati, droga, Cassazione cancella l'accusa, allarme, scarcerazione per McKay. Stiamo parlando di Gennaro Marino, RAS di Scampia, resta detenuto per duplice omicidio, ma pende un ricorso alla Suprema Corte. Omicidio Castello a Casandrino, l'altro titolo nel box colorato, scomparso un amico della vittima, non ci sono più tracce di Antonio Ruggero, 29 anni di Marano, l'auto del padre è stata rinvenuta bruciata e crivellata di colpi. Al centro della copertina del Roma, un titolo dedicato alla rivolta di Poggioreale contro il campo Rom dato alle fiamme nella notte, nessuna vittima, i nomadi erano andati già via, allarme sanitario, invasione di topi in via del Riposo, tutto è nato, ve lo ricordiamo, per la denuncia di una sedicenne napoletana che sostiene di essere stata molestata dai nomadi del campo. Bullismo a scuola, picchiato 13enne, si frattura il naso, è successo a Torre del Greco. E veniamo ai richiami dalla provincia. San Giorgio a Cremano, scipparono donna e la ferirono, fermati 2 diciottenni. Nola si finge pedofilo ma ha solo 11 anni, la notizia che abbiamo visto anche sulla prima pagina del Mattino. Mugnano, listino armi degli scissionisti, un arresto. Infine Grumo Nevano, droga in manette, un ex consigliere. Infine a piè pagina, 2 titoli, uno di nera, scoperto arsenale di armi e polizze false, un arresto, blitz della stradale a Nola, in cella Paolo Iorio. E per chiudere con il Roma, sport, Benitez, ho parlato con Maggio, è solo questione di tempo, il tecnico rassicura l'ambiente azzurro sulle condizioni dell'esterno ricoverato per un pneumotorace al ritorno da Porto.
E diamo uno sguardo adesso alla prima della cronaca Napoli del Mattino, che in apertura riporta questo titolo: tumori manager sotto esame, regione via al piano di monitoraggio, meno soldi in busta paga ai direttori generali delle ASL che non faranno rispettare lo screening. Screening gratis per tutti i pazienti a rischio su seno, colon e utero, scrive il Mattino, che poi di spalla punta i riflettori sulla caos nomine in regione, i cosentiniani, sul caos nomine in Forza Italia, scusate, i cosentiniani ora abbiamo le mani libere, affermano quelli della formazione nata da una costola di Forza Italia. Porto, investimenti e alta tecnologia, così gli scali marittimi rivali battono Napoli. La Cosco, come sapete, ha lasciato lo scalo marittimo partenopeo. Al centro della copertina del dorso di cronaca del Mattino, il reportage di Pietro Trecagnoli, che questa volta riguarda Via Duomo, strada dal fascino infinito che strega non soltanto i turisti, scrive il collega del Mattino. Mattino che poi dà la notizia dell'arresto del super boss Cuccaro, è un criminale spietato, si legge nell'ordinanza, era inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi, uccise anche la testimone di un delitto. Poggio Reale, il rogo di Poggio Reale, doppio incendio doloso nel campo di Via del Riposo per impedire ai Rom di tornare a Poggio Reale. Infine, Rione Terra, la meraviglia della cattedrale ritrovata, tutto pronto per la riapertura del Duomo. E dalla cronaca passiamo allo sport con la prima pagina della Gazzetta dedicata alla vittoria dell'Inter sul campo del Verona. Inter da grande, titola la Gazzetta dello Sport. Nell'anticipo di ieri, nerazzurri vincono al Bentegodi di 2-0 e salgono al quarto posto superando la Fiorentina. Va in rete anche Palacio, traverse di Icardi e di Hernanes. Jonathan Shaw tra i migliori in campo, gol e assist, e adesso l'italo brasiliano spera in una chiamata da parte del CT Prandelli per i mondiali del 2014 in Brasile. Sidorf duro su Allegri, le colpe non sono mie, così il tecnico rossonero che oggi scenderà in campo insieme alla sua squadra per affrontare il Parma dell'ex Cassano. Ho trovato un gruppo al limite fisicamente e mentalmente, ha accusato Sidorf, che con tutta probabilità schiererà titolare Balotelli nell'in match contro il Parma dei Miracoli. Ancora calcio, Conte vuole ritrovare Pogba, Tevez a riposo per la Coppa, Juventus ospite del Genoa. Montella, Gomez o Cuadrado, il dubbio del tecnico della Fiorentina che oggi ospita il Chievo. Pepito Rossi, ci vediamo presto, procede spedito il recupero dell'attaccante Gigliato. Serie B, Palermo, adesso è fuga vera, il Lanciano aggancia l'Empoli. Colpo del Trapani, vince a Latina al 93esimo. Passiamo agli altri sport. Tennis, vai Pennetta.
mette sotto l'INA stasera la finale da $1 milione. A Indian Wells la tennista azzurra contro la Radwanska, flirt con Fognini, si domanda la Gazzetta dello Sport, che poi punta i riflettori sul ciclismo. Rieco Contador, Doma Quintana sulle montagne nel Tirreno Adriatico. Nella foto Contador. Infine Formula 1, scoprite il volante di Alonso, GP d'Australia su Gazzetta.it. Il primo Gran Premio è partito alle 7. E con la Gazzetta dello Sport chiudiamo la carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Andiamo a vedere le notizie pubblicate sulle pagine interne dei quotidiani locali. Mattino, Corriere del Mezzogiorno e Roma, come sempre partiamo dal Mattino, che dedica il primo piano al pedofilo di 11 anni, al finto pedofilo di 11 anni, attenzione. Questo ragazzino si fingeva pedofilo e terrorizzava i compagni sul web. Tutto questo è successo a Nola. Per il profilo aperto su Facebook, il ragazzino utilizzava la foto dello zio. Ha allarmato tutti la sua messa in scena, al punto che fuori scuola circolavano le ronde. Scoperto, si è giustificato così, volevo solo scherzare, ora posso andare a giocare con i miei amici, ha detto l'undicenne, che probabilmente adesso passerà un brutto quarto d'ora. E questo caso fa puntare i riflettori sul fenomeno del cyberbullismo. Un virus che sta dilagando, lo definisce il quotidiano di Via Chiatamone. In Italia vittima uno studente su tre. Gli esperti, gli obiettivi preferiti dei cyberbullisti sono naturalmente le ragazzine. La polizia punta l'indice contro i genitori, che dovrebbero stare più attenti ai loro figli, soprattutto quando navigano su internet. Passiamo al caso della Dama Bianca. Federica Gagliardi scoperta all'aeroporto con una valigia piena di droga, 24 kg di cocaina. Al lavoro ci sono i magistrati della Procura di Napoli, che vanno a caccia di una talpa e di un broker. Soffiata dopo l'arresto, decisiva per proteggere la rete di insospettabili, la Dama Bianca. E adesso parliamo dei Rom, ma prima di leggere i titoli dei giornali, prego la regia di mandare in onda il servizio realizzato dalla nostra redazione proprio sulla rivolta di Poggioreale contro i campi nomadi. Un vasto incendio ha distrutto la scorsa notte il campo Rom di Via del Riposo, nel quartiere di Poggioreale, a Napoli, sgomberato nei giorni scorsi. I nomadi che si trovavano nella struttura l'avevano lasciata in tutta fretta dopo le fortissime tensioni con i residenti della zona, che avevano fatto esplodere la loro rabbia in seguito alle accuse di una ragazza napoletana che aveva denunciato molestie da parte di due Rom. Le fiamme hanno impegnato i vigili del fuoco, che alla fine, con l'utilizzo di diversi mezzi, sono riusciti a domare l'incendio propagatosi, secondo quanto riferito, lungo il perimetro dell'area, segno probabilmente della dolosità dell'incendio, anche se si attendono riscontri ufficiali. Le fiamme hanno distrutto baracche e suppellettili abbandonate, mentre nessuna persona è rimasta coinvolta. Ed eccole qua sul Mattino le immagini del campo Rom di Via del Riposo incendiato. Resta oramai poco e niente delle baracche dei nomadi, ma andiamo a vedere come titola il Mattino. Doppio incendio nel campo, così volevano cacciare i Rom. Dalle indagini emerge che le lacrime della ragazza sedicenne, che ha denunciato di essere stata molestata dai nomadi, sono state soltanto un pretesto per i roghi. Nella pagina successiva, altre immagini dell'incendio.
Le fiamme con petarde e bombe carta scatta l'azione per ripulire la zona, appiccando il fuoco, piccioni e topi, sulle ceneri calano gli animali, gli scheletri delle baracche sono rifiuti speciali da smaltire. Ruspe ferme, la municipalità manda un'impresa ad abbattere, si fermano a soccorrere i cani. Questo è un po' quello che è accaduto e quello che sta ancora accadendo a Poggio Reale. Il comune accusa diritti civili violati, caccia a nuovi siti dove sistemare i profughi, tra virgolette. De Magistris: non si speculi sulle emergenze sociali, il suo vice Sodano, ora intervento più difficile. Gli esodati sono 500, sono stati sospinti verso via Brecce, dove c'è un altro insediamento nomade, scrive il Mattino. Denunce inascoltate, altro che razzismo, così è esplosa l'ira del quartiere esasperato, sono le parole del presidente della municipalità Coppola, che accusa: tanti progetti sono rimasti soltanto sulla carta. Dell'incendio al campo nomadi si occupa anche il Roma, l'ira di Poggio Reale, in fiamme il campo dei molestatori. Ha piccato un incendio, i nomadi erano andati via dopo le tensioni per tentata violenza su una sedicenne, scrive il Roma, che dedica a questo argomento un'altra pagina. Quell'ordinanza una presa in giro, il comune non ascolta le denunce, afferma il presidente della municipalità. Il sito alternativo, questa l'oggetto dell'ordinanza di cui parla il presidente della municipalità, il sito alternativo non esiste, cittadini esasperati. Le parole di De Magistris: l'aggressione mentre stavamo intervenendo, attiveremo un servizio di vigilanza al campo di via delle Brecce, dove si sono diretti i nomadi scappati da Poggio Reale. Sodano, il vice sindaco: un atto intollerabile, ma ora più complesse le operazioni di bonifica dopo che le baracche sono state incendiate. E veniamo alla cattura del boss Cuccaro di Barra. Eccolo qui, mentre viene portato via dalla polizia dopo l'arresto. Preso il boss dei Gigli, titola il Mattino, era in fuga da 2 anni, Angelo Cuccaro Ras di Barra, era in automobile con la moglie. Cuccaro è stato condannato all'ergastolo perché fece uccidere la giovane testimone di un delitto, ricorda il Mattino. E da Alfano un plauso alle forze dell'ordine, il ministro ringrazia gli inquirenti dopo la notizia dell'arresto di Cuccaro, che trova ampio risalto anche sul Roma. Fuggiva da 2 anni, il boss Cuccaro girava in Mercedes, titola il quotidiano diretto da Antonio Sasso, che precisa: il Ras di Barra abitava in una villetta in provincia di Roma, uccise una donna, testimone di un delitto, deve scontare il carcere a vita, l'ergastolo il boss Cuccaro. E cambiamo argomento, però restiamo sempre nell'ambito della cronaca nera per parlare dell'omicidio di Casandrino, l'ultimo in ordine di tempo, omicidio di Camorra, ucciso con 3 pistole, scomparso anche l'amico. L'auto dell'altro giovane, di cui non si hanno più notizie da dopo il delitto, è stata rinvenuta bruciata e crivellata di proiettili nel Casertano. L'ultima traccia, come vi dicevo, risale a giovedì. La vittima dell'agguato di Casandrino e il giovane scomparso erano insieme per la firma in caserma, evidentemente erano entrambi sorvegliati speciali. Omicidio Castello a Casandrino, anche su questo argomento tra poco vedremo un servizio che ci
rinfrescherà la memoria su quanto accaduto a Casandrino, omicidio Castello a Casandrino, dicevamo, sul Roma. I senatori dei Moccia rispondono al clan amato pagano Riccio, scomparso un amico della vittima, Antonio Ruggero, 29 anni, di Marano, l'auto di suo padre trovata ad Orta d'Atella, carbonizzata e crivellata di colpi, il primo timbro con un duplice agguato, il gruppo di Mugnano e Melito, giustizia nel 2012, Stanchi e Monto. Questo dovrebbe essere il primo atto di questa nuova faida che sta insanguinando i comuni a nord del capoluogo campano. E adesso ci andiamo a vedere il servizio, poi torniamo in studio con altre pagine dei quotidiani nazionali, dei quotidiani locali. Serrate indagini dei carabinieri dopo il ritrovamento del cadavere di un pregiudicato ucciso a Casandrino in via del Lavinaio ieri sera, nella stessa strada in cui era stato trovato anche un cadavere carbonizzato in una vettura data alle fiamme alcuni giorni fa. Andrea Castello, 31 anni, precedenti per rapina e droga, è stato ucciso da colpi sparati alla testa, all'addome e al torace da tre pistole semiautomatiche di calibro diverso. Con molta probabilità Castello è stato giustiziato nello stesso posto in via Lavinaio dove è stato ritrovato. Lo confermerebbe la posizione del cadavere in ginocchio e con il viso rivolto verso un muretto. Forse è stato portato lì a bordo di un'automobile, visto che si tratta di una strada interpoderale e non di facile accesso, e poi ucciso. Controlli e perquisizioni nell'area nord di Napoli hanno portato a un arresto a Mugnano. Giordano Rubino, 41enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nel corso di controlli a pregiudicati. Perquisendo il suo domicilio e le pertinenze della casa dell'uomo, i militari dell'arma hanno trovato due pistole semiautomatiche, una calibro 7,65 e l'altra 9 Parabellum, entrambe con matricola brasa e caricatori. Eccoci qui, rieccoci in studio. E guardate questa sequenza di immagini sul Mattino. Eccola qui, due giovani su uno scooter affiancano una vecchietta, un'anziana. Ci troviamo a San Giorgio a Cremano, in una strada del centro di San Giorgio a Cremano. I due affiancano la vecchietta, poi le afferrano la borsa e partono, scappano via. La vecchietta rovina a terra e poi più avanti la vedete riversa sull'asfalto dopo alcuni metri distante dal luogo della caduta. È stata trascinata per la borsa dagli scippatori. Grazie a questo video shock sono stati presi i due banditi autori di questo vile reato e sono stati arrestati. La donna aveva perso i sensi battendo la testa, gli aggressori sono 18enni, scrive il Mattino, e se ne occupa anche il Corriere del Mezzogiorno, dove forse le immagini dello scippo, delle sequenze di questo scippo, sono ancora più chiare. Ecco qui i due che si avvicinano, l'anziana che cammina tranquillamente, ignara di quello che sta per accaderle, poi la borsa della vecchietta viene afferrata da uno dei rapinatori, quello seduto dietro il guidatore, ed ecco qui rovina a terra per poi essere trascinata per qualche metro e lasciata riversa sull'asfalto. Trascinata e tramortita, scrive il Corriere del Mezzogiorno, così scippano i diciottenni. Questa infatti è l'età dei due rapinatori presi, autori dello scippo di San Giorgio a Cremano, per i quali il sindaco del comune chiede pene esemplari per gli scippatori. E passiamo alla politica europea, la carica dei big. Intese e frizioni sulle liste, manovre nei partiti Mastella, De Mita, Emiliano e Picirno in pole position. Regione, ribelli esclusi da Forza Italia, duello in aula, i cosentini, mani libere in consiglio regionale, la replica, allora lasciate gli incarichi. Il leader di Forza Italia, Desiano,
indispensabile, cerca di ricucire lo strappo, indispensabile la presenza della senatrice, ci incontreremo subito a Roma. Questo dopo la rinuncia della senatrice Longo, sempre leale a Berlusconi, ma non accetto la nomina di vice coordinatore a Salerno. Andiamo avanti. Tutto è nato, però voglio precisarlo questo, perché la Longo ha rinunciato al ruolo di vice coordinatore a Salerno e va verso GAL, quindi vuole lasciare Forza Italia. Veniamo adesso ad un'altra notizia di politica che riguarda il comune, fumata grigia per le presidenze delle commissioni dopo il vertice Fiumi a Palazzo San Giacomo, per bilancio e patrimonio in Pol Capasso e Variale, ma FDS vuole la scuola, il comune giovedì si chiude, resta da assegnare la casella del personale in corsa C'è pace del centrodestra. Pasquino, il consiglio rigetterà le dimissioni formali date dal numero 1. Le 15 poltrone contese che paralizzano il comune, tratta così l'argomento il Corriere del Mezzogiorno. Niente accordo sulle commissioni e sulla vicepresidenza dell'Aula, a Napoli il Consiglio Comunale non si riunisce, pensate un po', dal 31 gennaio. Le commissioni sono queste: ambiente, politiche sociali, urbanistica, cultura e turismo, mobilità, infrastrutture, lavoro, beni comuni, diritti e sicurezza, scuola e istruzione, bilancio, finanza, sport, politiche giovanili, patrimonio e personale. Commissioni, si spacca anche il centrodestra, invece il titolo del Roma. FI, FDL, PDL ed LPS scelgono Mundo per la vicepresidenza, NCD, nuovo centrodestra isolato, e il municipio dice stop ai monogruppi. Andiamo avanti. Il Corriere del Mezzogiorno torna sugli affitti degli alloggi pubblici non riscossi dal Comune di Napoli, un grande spreco, l'ex assessore Tuccillo è un disastro, incassi a zero, replica fucito, ereditati soltanto debiti e scontro sui dati della riscossione tra la Romeo e l'amministrazione cittadina. Nel 2012, afferma l'ex assessore Bernardino Tuccillo, nel 2012 avevamo venduto 3.000 case comunali incassando 105 milioni di euro, nel 2013 zero, risponde l'assessore Fucito. Uno dei motivi del rischio dissesto è che il comune ha 850 milioni di crediti non riscossi, e dunque botta e risposta al vetriolo. Adesso parliamo degli screening sanitari gratis per chi abita a Napoli e in provincia di Napoli e di Caserta. Parte il piano sanitario, controlli gratuiti per utero, seno e colon, premi e sanzioni ai direttori generali delle ASL che faranno o non faranno rispettare questo screening sanitario, che ricordiamo è gratuito. Rifiuti gli avvocati di Bassolino, l'appello una mossa di facciata. I legali dell'ex governatore sul ricorso della procura contro l'assoluzione dell'ex governatore, siamo ai limiti della inammissibilità. Di test antitumori si parla anche sul Roma, via alla prevenzione, titola il quotidiano diretto da Antonio Sasso. Decreto di Caldoro, si parte con mammella, cervice uterina e colon retto, premi per i manager virtuosi, scrive anche il Roma. E poi l'argomento porto, un tema scottante: dopo che il colosso Cosco ha lasciato lo scalo marittimo partenopeo, che soffre la rivalità degli altri porti, soprattutto quello di Genova, che hanno deciso di puntare sulla tecnologia. E adesso ci occupiamo dell'inchiesta degli alcolici venduti ai minorenni, una nuova puntata del Corriere del Mezzogiorno che è andato a sguinzagliare i suoi giornalisti con telecamere nascoste, scoprendo che anche nei supermercati, oltre che nei bar, si vendono
alcolici ai 14enni. Su 14 negozi visitati, solo in due hanno respinto la richiesta avanzata dai ragazzini. Bolletta da 28.000 euro, abbiamo letto il titolo prima sulla prima del Corriere del Mezzogiorno, sulla copertina del Corriere del Mezzogiorno, bolletta da 28.000 euro a rischio loro di Scampia. Gianni Maddaloni, titolare della palestra del quartiere alla periferia settentrionale della città, non ho soldi per pagare il gas, dovrò chiudere la palestra. E Maddaloni si appella all'azienda del gas, all'ENI, siamo disposti a sponsorizzarla in cambio del saldo della bolletta. L'arrivo della maxi bolletta proprio mentre erano a un convegno a Monza su sport ed etica, precisa il Corriere del Mezzogiorno. Su questo argomento interviene anche l'ex procuratore Gian Domenico Lepore. Queste strutture sono, presidente dell'osservatorio anticamorra per l'area nord, queste strutture sono importantissime per il quartiere, serve un regime fiscale agevolato per loro, afferma Lepore, che aggiunge: mi meraviglia che i fornitori considerino le onlus come attività produttive. Dommerola in preco sulla Tarsu, ricorda Gian Domenico Lepore. E adesso il reportage del mattino dedicato a Via Duomo, dove l'arte resta sospesa tra bellezza e povertà, non solo San Gennaro, chiese e vicoli in fondo ai decumani. Bellissime queste immagini pubblicate sul mattino a corredo del reportage di Pietro Treccagnoli. La crisi del commercio stretto dalla ZTL ha però danneggiato moltissimo Via Duomo. Ed ecco qui, voglio mostrarvi le altre fotografie, gli altri scatti delle bellezze che potete trovare passeggiando tra Via Duomo. Ecco qui una vista del Palazzo dei Gerolomini dai portici del Duomo, qui i ruderi di Carminello ai Mannesi, il campanile dei Gerolamini, insomma tantissime le bellezze che si possono ammirare nella strada del Duomo. E parliamo di Duomo anche in quest'altra pagina, ma del Duomo del Rione Terra, che sta per risplendere in tutta la sua bellezza dopo il restauro. Rione Terra prepara la scena per la rinascita del Duomo, cerimonia l'11 maggio, invitati Renzi, il Premier, e Franceschini, Ministro dei Beni Culturali. Infine, dalle bellezze del Duomo alle buche del Duomo del Rione Terra, alle buche del Rione Sanità, alle bruttezze del Rione Sanità, che pure è pieno di tante meraviglie storiche, al Rione Sanità sono un pericolo le buche, denuncia il Mattino. Gli interventi nel quartiere sono fissati per il martedì, ma qui non viene mai nessuno, denunciano gli abitanti della zona. E chiudiamo la parte dedicata alla cronaca per aprire la parte dedicata allo sport. Il Napoli non giocherà oggi, giocherà lunedì, domani, il posticipo contro il Torino allo Stadio Olimpico. Tra le due squadre tanti i precedenti, abbiamo preparato un servizio, ve lo mostriamo, poi torniamo in studio a commentare insieme le pagine di Gazzetta dello Sport, Mattino e Roma. È stata una delle partite più avvincenti dell'era De Laurentiis. L'ultima sfida tra azzurri e granata in casa del Torino viene ancora ricordata come una delle più belle del Napoli post fallimento. Una gara ricca di emozioni, gol e continui capovolgimenti di fronte che i partenopei riuscirono a vincere grazie a una tripletta dell'ex di turno Gemaili, la prima della sua carriera, e a una doppietta di Cavani. Era il 30 marzo 2013, la squadra allora allenata da Mazzarri aprì le danze con lo svizzero al decimo. I padroni di casa replicarono
recuperarono 20 minuti dopo con Barreto. Al 47esimo Gemaili riportò in vantaggio gli azzurri, ma Jonathan sul rigore al 74esimo ristabilì di nuovo l'equilibrio. 4 minuti più tardi poi il Torino riuscì addirittura a sorpassare il Napoli con Meggiorini, ma a distanza di 120 secondi Gemaili replicò per il pareggio, quindi la svolta con l'ingresso in campo di Cavani, che nel giro di 6 minuti dal 39esimo al 45esimo fu capace di andare a segno ben 2 volte, fissando il punteggio sul 5-3. Quella fu la 15esima vittoria dei partenopei in trasferta con i Granata, che invece hanno prevalso 30 volte nei 70 precedenti incontri tra le due squadre a Torino. Il match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A sarà diretto da Doveri di Roma, che non arbitra gli azzurri dal 12 gennaio scorso, quando Amsic e compagni si affermarono 3-0 al Bentegodi di Verona. Ma complessivamente il fischietto capitolino ha incrociato 7 volte il Napoli, che con lui sul rettangolo verde ha collezionato 4 successi, 2 pareggi e un solo KO. E quella di domani sarà una sfida, sarà la sfida, quella di domani tra Torino e Napoli sarà la sfida tra due scugnizzi del gol, come scrive la Gazzetta dello Sport. Chi sono? Naturalmente Immobile e Insigne, entrambi di origini partenopee, il primo di Torre Annunziata, Immobile, il secondo di Frattamaggiore, Insigne. Entrambi hanno in comune un passato nel Pescara alla corte di Zeman, che li ha lanciati. Domani saranno uno di fronte all'altro sul rettangolo verde dello Stadio Olimpico, dove nel posticipo delle 18 si affrontano gli azzurri ed i Granata. Benitez lancia l'allarme: per crescere ci vogliono nuove strutture, ha detto in un'intervista il tecnico azzurro. Ma torniamo alla sfida tra Immobile e Insigne, protagonisti in questa stagione di due momenti differenti. Per Immobile tutto va bene, per Insigne invece non fila proprio tutto liscio, e lo dicono i numeri: 24 le presenze per Immobile, 26 le presenze per Insigne, 13 gol realizzati da Immobile, 2 quelli realizzati da Insigne. Media voto 6,29 per il primo, 5,87 per il secondo. Andiamo velocemente con la pagina del Mattino. L'obiettivo: Benitez, il secondo posto, porterà altri top player. Infine il Roma: tutti con Amsic e testa al Torino, grazie napoletani. E questo, amici telespettatori, era l'ultimo titolo della nostra rassegna stampa, che torna domani alle 7:30. Da Marco Di Bello, arrivederci e buona domenica.